Salve a tutti ragazzi! Allora, oggi vi racconterò la mia vacanza al mare di Vada. Allora, prima di tutto io sono andato, il mio primo viaggio di quest'estate è stato a Vada, dai miei nonni materni, una casa al mare, per 10 giorni. Poi sono stato a Sisi per 4 giorni, l'avete anche visto il video, credo. Poi ci sono riandato per 10 giorni e poi basta. Allora, io al mare di Vada, come già sapete, ci sto con i miei nonni materni e negli ultimi 10 giorni, il primo giorno, sono stato con i miei cugini Leonardo e Duccio. E appunto con questi cugini abbiamo fatto un pigiama party. Io sono andata a letto più presto di tutti perché io sono piuttosto stanco. D'estate vado a letto alle 22:30 o alle 11 più tardi se posso. Sì, non ho dormito bene perché ho dormito solo 7 ore. Io di solito dormo 9-10 ore perché sono dormiglione. Tipo stamattina mi sono alzata alle 7:40 perché devo andare all'Alberti comunque. E al mare di Vada ho visto per la prima volta le alghe appese al suolo, cioè alla sabbia sotto al mare. Io ho visto anche un pesce perché so che le alghe fanno l'aria nel mare e credo che ci siano tanti esseri viventi lì. Ho comprese le alghe. E io non l'avevo mai visto perché è stata proprio una sorpresa per me. E poi ne ho viste altre perché io nuotando ho veramente scoperto tante cose perché questo è il primo anno che nuoto molto in largo. Ecco sì. Ed è stato veramente bello. Poi ho visto tanti pesci come i murgini, che sono arrivati al mare di Vada, e anche il pesce del sole, non mi ricordo altro. Ho visto anche dei pescioni piccoli. Poi al mare di Vada ci vado con i miei nonni materni e appunto lì faccio scuola di vela. Ma a scuola di vela io ho imparato solo quest'anno, perché io ci vado da quando ho 5 anni, ora 9 anni, però non ho imparato tanto perché proprio non è che mi interessava. Quest'anno invece sono uscita ad ascoltare qualcosa. Perché per tipo 2 giorni abbiamo fatto solo teoria senza andare in mare e poi ascoltando sono riuscito a capire cosa devo fare. Poi mi hanno mandato per la prima volta su una barca da solo e sono riuscito a fare qualcosa di utile e sono stato bravo a questo punto. Poi imparo sempre tante altre cose nuove, capisco sempre. Poi continuerò, diventerò bravo, immagino. Sì. E adesso vi spiego quello che ho imparato. Sì, ve lo spiego. Allora, prima di tutto vi spiego come si usa il timone della barca. Non so se avete visto una barca a vela, però io vado solo su una barca piccola che si chiama Optimist, perché da solo posso andare solo sull'Optimist. Poi da 12 anni in su posso provare altre barche. Per adesso non ho andato tipo su barche come Vorien, Catamarano. Il Vorien ce l'ha mio babbo e la mia mamma. Il Catamarano ci vado. Il Laser ce l'ha anche il mio nonno e ci sono andato anche con un amico del mio babbo. Appunto, allora, poggiare significa tirare il timone verso di te. Orzare, tirare il timone verso la vela e bisogna sempre stare in barca a vela sempre sul lato opposto a dove c'è la vela, altrimenti sei sotto vento e si scuffia, vuol dire cadere. Ecco, poi si fanno anche le prove di scuffia perché se si scuffia bisogna anche saper rimontare la barca dopo tutto. Sì, ma però quando intendo dare un po' e tirare proprio tutto il timone verso la vela, solo una poca parte, anche poggiare non troppo. Poi, quando metti proprio tutto il timone verso la vela, si vira, cioè si cambia direzione e la vela va verso di te, tu devi cambiare la posizione
e attento hanno un picco alla testa al palo che si chiamerebbe boma. Ecco. Poi, quando poggi tanto, si stramba. E la barca fa un altro giro che non so ancora come spiegarvi, ma il boma va leggermente molto più veloce, quindi dovete stare molto attenti la testa. Sì, ecco. Poi c'è una cosa che si chiama scotta, la devi tirare per aumentare la velocità. E si molla, intendi che devi mollarla perché devi sempre tenerla, ma significa farla scorrere all'incontro, invece di tirarla. La fai muovere dalla parte opposta. Poi ci sono delle direzioni. Una direzione è la direzione di poppa. La poppa è la parte indietro della barca, la prua è la parte avanti. Una andatura di poppa significa che il vento si spinge da dietro e quindi si è posto. Però poi la deriva va molto alzata, la scotta si molla molto. E vai lento, sembra di andare lento, però in realtà stai andando veloce. È un'impressione. Poi la scotta quando si tira va veloce, quando si molla va un po' più piano. Poi andarti alla deriva vai un po' più lento. Cioè, la poppa sembra di andare lento, ma in realtà vai veloce. È tipo una situazione. Poi e il vento ti spinge dietro. La bibolina significa che il vento ti spinge davanti. E rischi di proprio stare fermo. E quando bisogna andare di bolina bisogna abbassare la deriva, tirare la scotta fino all'angolo della barca e eseguire tipo delle virate per fare uno slalom per andare avanti. E poi li senti veramente del vento perché proprio ti punta in faccia, ecco, sì. E niente, questo è quello che ho imparato. Quindi, vale, se da questo video a tema. Due argomenti, il mare di Vada e la barca vela, è tutto. Vi ricordo di iscrivervi al canale, di seguirmi su Instagram e beh, noi ci vediamo nel prossimo video! Oh, oh.